Allora, io devo parlare un attimo del seminario e della pastorale vocazionale. Cercherò di essere anche sobrio, perché ormai è tempo di andare a pranzo, quindi... Allora, il seminario oggi ospita, come forse tutti sanno, ma non tutti, 5 seminaristi in teologia. Un seminarista è diventato diacono l'anno scorso e sarà ordinato sabato, Simone. Questa è la... Dove sta Simone? Dove sta Simone? Così abbiamo l'idea di come è la situazione del nostro seminario. Nessuno è entrato quest'anno nella propedeutica, che come abbiamo accennato prima è stata spostata a Faenza. Comunque non c'è stato nessun ingresso. Simone e lui. Può guardare, non toccare, è una specie in via d'estinzione. Da Busio attualmente a Creva il Core, resterà a Creva il Core. Ah, resterà. Bene, allora, dicevo, questa è un po' la situazione, ecco, del seminario oggi. Luogo grandissimo, 14.000 metri quadrati, oggi destinato anche a una parte della scuola media. Infatti avete visto che non si poteva parcheggiare dentro il campo con i lampiani perché poi i ragazzini andavano fuori, eccetera. Una parte della casa è stata sistemata, sono circa 200 bambini, 3 sezioni delle medie piene adesso, fino al Pichi. Quindi comunque almeno occupano un'ala e abbiamo un po' la casa rallegrata da questa presenza, ecco. E poi la presenza della facoltà teologica, di tutte le studi scienze religiose e le varie cose che negli anni sono sempre state presenti, ecco. E intanto grazie a chi ha lavorato qui prima di me, perché è stato fatto un lavoro enorme anche dal punto di vista della casa, che come potete immaginare è continuamente bisognosa di ordinaria e straordinaria sistemazione. E poi tutto il lavoro fatto a livello vocazionale con i ragazzi. Veramente io sono un po' preoccupato della successione, confido nella preghiera vostra. Ecco, una cosa che mi preme dire subito riguardo al seminario, che questa struttura è il luogo dove certo si formano i preti, ma è anche la casa dei preti, quindi è la casa del presbiterio, la casa nostra. Ecco, questa è una cosa che penso sia importante che ci ricordiamo tutti. Quindi questo significa che quando un prete vuole venire in seminario, questa è casa sua, quindi noi abbiamo una parte del seminario che in questo momento è purtroppo vuota, perché la situazione è questa, però sarebbe bello che questa parte vuota fosse riempita anche da un sacerdote che vuole venire su 2 giorni, vuole venire una giornata, vuole passare un po' di tempo. Abbiamo 3 cappelle, anche se ci sono 200 bambini, un posto dove pregare lo si trova, assieme agli 11 ettari di parco. Quindi questo è possibile, venire su un sacerdote con i suoi compagni di classe, le possibilità possono essere tante. Io penso che è bello che però ce lo sentiamo a casa nostra, ecco, quindi pian piano cercheremo anche di sistemarlo nel modo confacente a questo. Quindi c'è tutto un piano che pian piano appunto viene risistemato con l'aiuto anche di alcune della Petroniana, che ha dato a disposizione materiale preso da alcuni alberghi che dopo sono falliti in questo tempo di Covid. Quindi pian piano tutto il secondo piano verrà sistemato un po' in questo, per avere ospitalità anche per le parrocchie. Penso a gruppi giovani, penso a settimane di fraternità, penso a tante cose che
sono possibili. Ecco, quindi abbiamo parlato ieri di fraternità, questo è un posto che può essere proprio al nostro servizio per quello che riguarda la fraternità, ed è una grande ricchezza, ed è una grande ricchezza, e tocca a noi, credo, mantenerla un po' viva. Pastorale vocazionale, perché appunto c'è anche questo, questo percorso. Una pastorale vocazionale che non sono mai stato dentro eccessivamente alla pastorale vocazionale in senso stretto, però credo che ogni sacerdote e ognuno di noi, quando parla del Vangelo, quando parla di Gesù Cristo, faccia comunque una pastorale vocazionale. Quindi io credo che quello che è il seminario e l'ufficio di pastorale vocazionale, nel quale ci sono io e Don Ruggero, che è il padre spirituale comunque del seminario, e che dopo gli chiedo di dire alcune cose sul percorso della via di Emmaus che comunque lui sta portando avanti, che anche questo è qualcosa di prezioso e nel quale lui sta mettendo tantissime energie, anche se non ci sono 50 ragazzi, però il suo lavoro sicuramente è bello grosso. E quindi pastorale vocazionale io credo che debba essere anche di supporto a quella che è la pastorale che viene fatta nelle parrocchie, quindi disponibilità a nostra anche del seminario. Quando dico seminario mi fa sorridere perché ci abito ormai qui da solo, però a incontri, a venire nelle parrocchie, a incontrare i giovani, i ragazzi nelle comunità parrocchiali, quello che voi riterete opportuno, siete voi parroci che avete posto la situazione e sapete come si può inserire un momento, un incontro, una cosa fatta insieme. Ecco, vorremmo anche riprendere gli incontri nei vicariati, ogni anno viene scelto un vicariato dove poter andare e proporre magari alcuni momenti, un percorso, qualcosa da pensare insieme e che possiamo proporre come cammino di per i giovani, per un momento per aiutarli, per avere qualche strumento in più sul discernimento. Ecco, in questo ci mettiamo ancora volentieri al servizio. Per quello che riguarda le attività poi dentro il seminario, avete trovato nella carpettina il foglietto con le date per i cresimandi. Quella è una bella opportunità, abbiamo proposto mi sembra 12 date, e in pre-Covid dicevano appunto che ogni incontro si riempiva, insomma, almeno un centinaio di bambini con quasi altrettanti genitori, quindi è comunque un'occasione per incontrare loro, incontrare i genitori, perché no, anche i catechisti, no? Ecco, quindi è il classico incontro che ci teniamo a portare avanti. E una cosa che un po', diciamo, nuova di quest'anno, assieme a Don Andrea e Turchini, che è precedentemente presentato, rettore del seminario regionale, si proporrà un momento di preghiera, penso a scadenza mensile, qui in seminario, per i giovani, animato insieme con i seminaristi, anche a livello regionale, e le varie vari luoghi che si interessano della pastorale sui giovani, quindi pastorale giovanile, azione cattolica, eccetera. Chiederemo un po' a coloro che desiderano partecipare e aiutarci a preparare queste cose, e cercheremo di coinvolgerlo un po' per questo momento mensile, in modo che per i giovani il seminario non sia un luogo sconosciuto, ma che sia quel luogo dove almeno una volta al mese c'è qualcuno che ci si incontra a pregare insieme. Ecco, l'altra proposta che verrà fatta qui legata al seminario è la via di Emmaus, che Don Ruggero poi presenterà. Rimangono dentro a questa proposta alcuni momenti poi per tutti i giovani, come gli esercizi spirituali che vengono fatti nel tempo di Natale, per 4 giorni qui in seminario, anche se, come dicevamo prima, c'è possibilità poi di avere momenti qui, tenendo conto che il sabato e la domenica si possono fare 2 giorni o momenti di preghiera in seminario, che è la scuola, e il sabato
non c'è la scuola media, quindi qui è tutto silenzio volendolo. Ecco, io non ho altre cose da dire, sono una che riguarda la giornata del seminario. Il mio desiderio è quello di rimettere la giornata del seminario come era prima dello spostamento, cioè a gennaio, con un momento solo per la giornata del seminario, dove nella nostra diocesi si prega per questo e c'è questa giornata per il nostro seminario, anche per valorizzare meglio poi la giornata delle vocazioni, dove magari avere la possibilità di organizzare insieme ai religiosi e alle religiose e anche alle famiglie un momento sulla vocazione che è molto più ampio. Quindi, e poi invece proprio per il seminario preghiamo per quello, ce lo teniamo come cosa particolare per questo luogo, che credo ne abbia particolarmente bisogno, non che le altre vocazioni ne abbiano bisogno, ma del resto altrimenti si sentirebbero uno un po' mutilato da una parte o dall'altra. Ultimissima cosa che dico prima di chiedere a Don Ruggero di dire due parole è ricordare che il 23 settembre qui è la giornata per il centenario del seminario regionale, quindi c'è la possibilità di venire per questa giornata, ci sarà un momento, alcuni momenti qui, ma vi dovrebbe essere arrivata la lettera con alcune conferenze, tra le quali Don Roberto che parlerà un attimo su Don Lino Goriup, la possibilità di messa, pranzo, comunque Don Andrea è disponibile se qualcuno vuole chiedere chiarimenti e segnarsi, e lui è qua. Grazie. A flash, che cos'è questa via di Emmaus? È un cammino di accompagnamento per giovani che si realizza soprattutto nella proposta residenziale delle case di vita comune per il discernimento. 2 anni fa l'arcivescovo chiese di attuare questa che era stata un desiderata nel documento finale del sinodo. Abbiamo iniziato prima con la casa femminile, poi con la casa maschile. Attualmente sono circa 9 tra ragazzi e ragazze, una dozzina quelli già che hanno attraversato questa esperienza, e quello che mi porta a dedicare volentieri le energie in questo, nonostante insomma le tante incognite o difficoltà, è vederli uscire con motivi di speranza nel cuore. Per questo la via di Emmaus, che poi è il cammino che ciascun giovane vive quando incontra il Signore nella Chiesa. Ecco, questo vuole essere, quindi ci sarà un itinerario vocazionale come è stato portato avanti in questi anni in seminario, e poi ci saranno 2 case, una è un appartamento presso la parrocchia di Santa Maria della Carità, Don Davide Baraldi che appunto ha messo a disposizione questo appartamento, e l'altro sarà presso la Croara, che è un luogo in divenire, però si respira di tanta storia lì, e quindi diverrà una casa. Ci sono dei giovani pieni di entusiasmo.